Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi trovo a Re Favaie, il mio solito postezzino da dove parto per i posti a me più cari, e sono in partenza per puntini, non lo so, oggi vado allo sbaraglio, non ho neanche il GPS, probabilmente mi perderò e non mi troverete più, quindi probabilmente questo sarà l'ultimo video. No dai, sto scherzando, bene o male ho una destinazione, ma può essere che poi cambio, tanto sta zona qua la conosco abbastanza bene, comunque ho la cartina. Signori, partenza. Gna. Non mi piace fare recensioni, cose del genere sul canale. Ho aperto la sezione del blog equipaggiamento apposta per dire la mia sulle varie cose. Se ho qualcosa da dire, che poi non è che io sia tanto esperto, quindi. Però volevo puntualizzare una cosa su sta borraccetta qua con il filtro. Da quando l'ho presa non mi porto più via 3 litri d'acqua, porto via un litro e mezzo, e mi porto via la borraccetta vuota, la prima pozza, laghetto, ruscelletto, qualsiasi cosa, mi fermo, la carico, acqua fresca. Poi nel lago Rai è pieno di ruscelletti, quindi di solito vengo qua quindi no, non è male. Pesa un cavolo, non tiene tanto, però appunto al massimo riempio l'altra e dopo la travaso se proprio. È carina come borraccetta, costa un cavolo e ha tanta resa. Comunque la trovate sul sito, che ho fatto la comparazione con un'altra che costa un po' di più, buona anche quella, però io vado sempre sul risparmio perché non ho i big money, quindi così insomma, dateci un occhio perché a me veramente è cambiato un pochettino, sono più tranquillo da quando ce l'ho. Ecco, tutto qua, nient'altro da dire, fine, se rime paga. Attraversando degli alberi caduti ho fatto un scivolone e ho rotto uno dei bastoncini adesso che ho cominciato a usarli, che cacchio. Thank you.
Ah. Ah, ma siete di qua voi. Allora, oggi sono qui nel lago Rai, un altro lago come potete vedere. Sono praticamente sotto il Kauriol, che è una montagna, è un monte che a me sta tanto a cuore perché è stata una delle prime montagne quando ero piccolo che ho fatto e che ogni tanto rifaccio, probabilmente la rifarò anche quest'anno. Oggi no, non ho tanta voglia. Oggi volevo venire in mezzo ai boschi, trovare un posto tranquillo e starmene in pace. E direi che ho trovato il posto giusto, perché questo laghetto, che si chiama Lago Nero, diciamo che ci voleva dopo la ciurmaglia di gente che ho trovato al lago di Sorapis e che voi non avete visto nel video perché ho preferito tagliare tutte le parti con la gente. Volevo anche oggi, mi ero portato via una sportina perché volevo seguire l'iniziativa di Peugeot che ha fatto quel video sui rifiuti. Ho guardato intorno e qui non c'era un rifiuto, non c'era nulla, e di questo sono contento. È già la seconda volta, a dire la verità, che faccio una camminata e non trovo rifiuti. Ciao, ti prego, vai via, andate via, non mi beccate, aiuto, ci sono le vespe, ci sono le api, c'era una vespa e anche un'ape. Prima c'erano le farfalle, erano più carine le farfalle, non mi beccate per favore, grazie, mi sembra siano andate via. Le farfalle sono tutte appoggiate nel mio zaino, prima erano appoggiate anche su di me, 3-4 tutte insieme, carina come cosa. Adesso sono qui e me la godo un pochettino, doveva essere brutto tempo, invece mi sa che prenderò il sole. E volevo anche vedere se trovavo un posto dove accamparmi con il tarp, ma qua il terreno è molto in ragnetto, è molto ondulato e quindi non mi fa tanta voglia. Vespa, vai via. Basta che non mi becchi. Comunque, sì, appunto, volevo trovare un posto dove mettermi tranquillo con il tarp, invece è tutto ondulato, non è buono, quindi anche da fare magari un pernottamento più avanti. Però qui intorno ci sono delle spiazzole, adesso esplorerò. Tanto ho tutto il pomeriggio e tutta la mattina per farlo. Non sarà azzurro, turchese, non sarà con un colore imbarazzante, ma qua è più bello, qua è più non ci sono tante parole. C'è solo il suono della natura. Thank you.
Allora sono stato fermo un'oretta al Lago Nero, insettini ovunque, farfalline, api e vespe ovunque, ho fatto un po' di foto, non avevo ancora fame, anzi avevo voglia di muovermi un po', quindi ho detto vabbè, mi muovo, ho voglia di camminare oggi e quindi proseguo e andiamo fino a Malga Cupola, se la trovo. Il tempo sta piano piano cambiando come era previsto, quindi dal sole stanno spuntando alcune nuvolette che mi fanno un po' paura, ma per il momento mi fido e quindi proseguiamo. Adesso c'è un po' di forestale quasi piana, appena mi trovo un posticino dove sedermi mi faccio anche un bel pagnazzo. E food smell. E niente, si va. Ciao. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo del Lago Rai è che si alternano sentieri, strade forestali comunque non troppo invasive, infatti questo è praticamente quasi un praticello, quindi non è che viene usato tanto, solo per la manutenzione per le maglie. Non è qualcosa di turistico dove è pieno di gente. Oggi ho trovato una persona sola fino adesso, un ragazzo che come me stava facendo un giro. Ho fatto 4 chiacchiere, saluto se vede il video. E che bene ci sta tutto quanto, ci sta questa passeggiata. Intanto in solitaria va anche bene. È bello andare via in compagnia, però da soli te la godi. Tra l'altro poi al Lago Nero ho anche trovato un posticino poi alla fine che potevo anche accamparmi col tarp, ma oppure anche star lì una notte. Ho visto che qualcuno ha fatto anche un fuoco, io di solito non li faccio i fuochi, però lì era tranquillo, c'era uno spiazzo, tappeto erboso carino proprio in riva al lago, quindi anche fornito d'acqua. Potrebbe essere una bella meta per un bivacchino notturno. L'ho già detto, sì che mi trovo bene con quella borraccina, col filtro. Dai, oggi ci ho un po' preso gusto a fare il coso, l'influencer. L'altro video ho preso un po' per il culo questa volta, visto che io sono sempre pienamente d'accordo a metà con me, è giusto fare anche l'altra faccia della medaglia. Con i miei 300 iscritti e le mie 80 visualizzazioni mediamente a video, cosa vuoi che faccia l'influencer, Dio buono? Però la borraccia è figa, bisogna ammettere, la borraccia è una cosa che mi è piaciuta e che mi è utile. Grazie Stefano di avermela consigliata. Ecco, è giusto anche dire bene. Proseguiamo. Nuvole si fanno sempre più interessanti, ma noi non abbiamo paura perché siamo intrepidi esploratori. Da qui si vede Malga Laghetti
che è quella lì. Poi c'è la Fossernica, che è quella lì. Se dopo mi sposto leggermente in qua, si intravede la Valsorda, e quindi quella lì dovrebbe essere la Fiamena che abbiamo visto nel giro di Valsorda. Yes! Qua sopra si intravede in mezzo ai rami il Cauriol, con il Cauriol piccolo, e qui prosegue il sentiero. E questo sono io. Guarda che adesso si vede bene. Cacchio, se la mia vista non mi inganna, e probabilmente mi inganna, mi pareva di aver visto una strada forestale che dovrebbe essere quella che va a Malga Cupola o Cupola Lengardo Cupola, e la mia vista non mi ha tratto in inganno codesta volta, quindi in modo recalcitrante andiamo verso Malga Cupola. Ma mi ero abituato alla discesina, ma volete mettere ciao gruppo di cima d'asta? Adesso io non so se quella che vedo è Malga Cupola o un bivacchetto, una casetta. Il problema è che ci sono le api e sono tantissime, quindi adesso mi tengo bello alla larga da sta cosa, però sicuramente appena comincio a mangiare vengono a curiosare. Speriamo bene. Ciao api, sopravvivete, che se non sopravvivete voi non sopravviviamo neanche noi. E invece proprio rifugio Malga Cupola, che carino. 1544 salam. Non è male sto posticino. Sa che ci torno presto a fare il bivacchino. Ho fatto anche la rima, c'è anche il Cauriol. Guarda, ciao Cauriol, come vicine le api. Meraviglioso sto posticino. Prima volta che ci vengo. Andiamo dentro com'è. Oh, così faccio come gli altri. È duro. Non so quanto si vede perché è buio, ma è figo sto posto. Se lo volete vedere, ve lo venite a vedere, vi fate voi anche voi la camminata. Hola, ciao. Ma vi dico anche la verità, che se mi fossi portato qualcosina in più da mangiare e un po' di attrezzatura in più, non sarei, cioè sarei anche rimasto oggi qua, anche se avevano previsto stramega temporali che... Io comincio anche a avere fame, quindi adesso è tempo di mangiare. È tempo di mangiare. Grafica. Io. Adesso devo smettere la mano. Ah no. Formaggio. Primiero fresco. Il nostro immancabile filetto di maiale stagionato, due chioppe di pane e mo se magna. Però mi sposto di là con la roba da mangiare, sì. E se no pulino qualcuno, non ti aiuto che no.
colore che ha sto filetto è una cosa allucinante. Ma facciamo le recensioni, quelle serie. Il primiero fresco, un pochettino accaldato dalla passeggiata sotto il sole su un buon pane spaccata della Valle del Vanoi, con il filetto di maiale stagionato, delicato, non fa sete, si mischia al profumo della montagna. Ragazzi, ho trovato la mia anima. Buon appetito. Mi sono mangiato un baffo. Mamma mia. Quella è la mia, metto un fiato in questa. Carrega. Camion della forestale, buongiorno. Direi che ho mangiato, adesso metto via qua e adesso mi faccio anche un pisolino, visto che ho portato il materassino, c'è ancora un po' di sole, ci sta. Thank you.
fredda, 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 fredda.